Costruzione rudimentale di un capotasto mobile. Serve una matita e qualche elastico, che in questo caso io ne ho tre. Si mette la matita sul tasto dove va a mettere il capotasto. L'elastico lo facciamo doppio. Mettiamo la matita così, con l'elastico tiriamo, questo elastico è molto duro, ma ce la si può fare. Ok, stessa cosa, secondo elastico lo faccio su, caccio dentro e lo metto. Terzo elastico, poi magari ne bastano due, meglio tre. Terzo elastico, lo faccio su, dentro e là. Dai, così non suona male.